Cari amici di Parma, della nostra parrocchia delle Sacre Stimmate, un saluto a tutti voi. Sono contento di dire anch'io una parola in questa circostanza del cinquantesimo della Chiesa, della presenza, diciamo anche degli stimatini. E sono arrivato a Parma nel 2004, provenivo dalla nostra parrocchia di Rieti, ma precedentemente ero stato anche al sud Italia, ho fatto un'esperienza abbastanza lunga nelle parrocchie di Battipaglia e di Sapri, e venivo quindi a Parma per questa nuova parrocchia che io non conoscevo. Però ecco, posso dire davvero che mi sono trovato subito bene, perché mi sono trovato a mio agio, perché tante le persone mi hanno accolto per quello che ero, ecco, senza confronti, senza sottolineare diciamo i parroci che mi avevano preceduto. Ecco, mi sono sentito accolto in questo senso e ho cercato di continuare le attività e anche gli impegni che già i nostri padri avevano portato avanti per tanti anni. Mi sono impegnato in modo particolare nella catechesi a livello di ragazzi, di giovani, ecco, anche se c'era padre Sergio che era l'incaricato dei giovani, e soprattutto poi mi sono dedicato anche alla visita alle famiglie. Ecco, è stato molto bello poter conoscere le persone, entrare nelle case, ecco, non soltanto di quelli che frequentano la chiesa, anche altre persone. Mi piaceva conoscere e suonare i campanelli delle case. Poi andavo a trovare anche gli ammalati, una bella esperienza anche nel quartiere. Ecco, diciamo che c'è stata una grande collaborazione in fondo anche tra la parrocchia e il quartiere. A questo proposito ricordo in modo particolare l'iniziativa del giornalino, ecco, che si intitolava proprio così, Via Montanara, è un titolo laico per esprimere che la Chiesa è presente, si incarna, no? Chiesa tra le case, come ripeteva spesso il vescovo, il carissimo compianto vescovo Cesare Bonicelli. E quindi abbiamo vissuto, insomma, io ho vissuto dei bei anni, ricordo le gite parrocchiali, ricordo le varie iniziative, c'è stata una grande collaborazione con il consiglio pastorale, con le persone, insomma, incaricate dei vari gruppi. Ecco, ho passato il testimone a padre Sergio nel 2007, sono stato chiamato a venire nella città di Verona, sono adesso qui a Sezzano, forse vedete anche le bellezze della nostra zona, e sono contento ogni tanto di ritornare a Parma, di salutare gli amici che ancora, diciamo, c'è rimasto questa amicizia, ecco. E vi auguro davvero, in occasione di questo cinquantesimo, di continuare, ecco, questo cammino con padre Sergio, con padre Marcellino, fratel Vito. Ecco, e un saluto a tutti voi, e diciamo che una parte del mio cuore, ecco, è rimasto a Parma. Grazie a tutti voi e un caro saluto.